Mario Cogno, riconfermato sindaco dell'Intaggio, ha superato il 70% dei consensi. Beh, insomma, non ve l'aspettavate nemmeno voi, forse, così tanto. Allora, io confidavo in una piena riconferma da parte dei miei concittadini. Quello che si sta delineando effettivamente va oltre le più rosee aspettative. Quindi una grandissima gioia, non lo posso nascondere. È altrettanto importante però la responsabilità, perché così come 5 anni fa ci affidavano una città che usciva da un percorso forse non totalmente condiviso con la città stessa, oggi la città ci sta confermando a noi l'arduo compito di mantenere alte le aspettative, di mantenere delle promesse e di dimostrare che comunque la scelta dei cittadini così convinta sia stata comunque corretta. Ecco, c'è tanta carne al fuoco, del resto è un cammino che continua per voi. Che cosa ci sarà sulla scrivania principalmente? Immediatamente Park 24 non è mai stata tolta dalla scrivania. Noi a fine mandato siamo riusciti finalmente ad acquisire la proprietà di questo bene. Adesso dobbiamo mettere in campo tutte le energie e le forze per riuscire ad avviare quanto prima questo cantiere. La nostra città è schiava di questa incompiuta, non possiamo tardare oltre, noi abbiamo puntato tutto su questa importante progettualità e quindi quella è la prima mission che noi ci stiamo ponendo. Domanda d'obbligo, anche se sicuramente la risposta sarà ancora un po' evasiva, la giunta. La giunta, io mi prenderò qualche giorno perché ho voglia di fare un lavoro proficuo e sereno da questo punto di vista. Il gruppo è stato confermato in toto, anche i nuovi candidati stanno dando ottimi riscontri. Adesso mi voglio prendere un po' di tempo perché davvero meritano il massimo rispetto e la massima attenzione possibile. Ci saranno comunque conferme, new entry, non solo le preferenze conteranno. No, ma come abbiamo avuto il modo di condividere nel tempo con i miei ragazzi, io ho sempre detto che mi assumevo in pieno la responsabilità della composizione della squadra, al netto delle preferenze. Loro mi hanno confermato questa mia decisione in tempi non sospetti. Certo che uno che ti riguardo alle preferenze è giusto che ci sia, però io valuterò anche altre cose, quanto è stato fatto in questi anni, le naturali inclinazioni di ciascun candidato, e quindi con grande serenità noi faremo questo lavoro. Siamo un bel gruppo, non ci andremo a dividere certamente sugli incarichi.